La relazione annuale dei servizi segreti al Parlamento, allarme per la scarcerazione di boss e l'impegno di catturare il boss latitante Matteo Messina Denaro. Tragico incidente sul lavoro a Caltabellotta, un 21enne tecnico di Menfi, Michele Petruccio, vola da una pala eolica e muore. L'associazione Chuck Donna organizza un convegno sul femminicidio, tappa all'Istituto Foderà. Domenica prossima si svolgerà la 10ª edizione della mezza maratona della Concordia Città di Agrigento, iniziativa presentata questa mattina alla stampa. Bentrovati anche per oggi con il TG 98 in apertura alla cronaca. Latitanza difficile per Matteo Messina Denaro, lo rivela la relazione annuale dei servizi segreti. Il boss è sotto la pressione degli investigatori, non cessa la morsa di Cosa Nostra sul territorio. In corso un processo di riorganizzazione verticistica dopo le recenti scarcerazioni di capomafia di spicco. A fronte della grave crisi economica e della disponibilità degli operatori a denunciare i taglieggiamenti, Cosa Nostra non sembra intenzionata a desistere dal controllo del territorio, privilegiando sempre più attività come rapine e narcotraffico. Non cessa la morsa delle cosche sul territorio, lo scrivono i servizi segreti nell'annuale relazione al Parlamento sulla politica dell'informazione per la sicurezza. E alle denunce delle vittime sempre più numerose, alla crisi che strozza le attività economiche, i clan reagiscono puntando sulle rapine e sul traffico di droga. Cosa Nostra evidenzia, specie nella Sicilia occidentale, crescenti difficoltà nel riproporre la tradizionale struttura centralistica e verticistica, anche se recenti scarcerazioni di esponenti di famiglie storiche starebbero contribuendo a rivitalizzare la spinta organizzativa. I servizi segreti lanciano l'allarme sulla possibilità che le cosche tornino a riorganizzarsi in una struttura verticistica dopo le recenti scarcerazioni di capomafia di spicco, come ad esempio il boss di Brancaccio Giuseppe Guttadauro. Il boss latitante Matteo Messina Denaro, pur rivestendo un ruolo di indiscusso riferimento carismatico, deve fronteggiare una sempre più difficile latitanza. Tempi duri per il capomafia di Castelvetrano, resta il leader di Cosa Nostra, ma la sua è tutt'altro che una latitanza dorata, vista la pressione degli investigatori. Gli 007 mettono in luce la precarietà delle relazioni tra le componenti mafiose delle diverse province siciliane e sottolineano come le attività di polizia nell'Agrigentino abbiano disarticolato i livelli di vertice provinciali responsabili dei collegamenti con le province trapanese e palermitana, costringendo le componenti locali ad avviare una fase di revisione strutturale. Un operaio è morto nel pomeriggio di ieri a Caltabellotta. La vittima si chiamava Michele Petruccio, 21 anni ed era nato a Menfi. Per cause in corso di accertamento, l'uomo è precipitato da una pala eolica sulla quale stava effettuando dei lavori di manutenzione. La tragedia si è verificata in località Ficuzza, dove da anni è operativo un parco eolico. Il magistrato della procura di Sciacca ha sequestrato il cantiere. Interrogatorio per i colleghi di Petruccio per accertare la dinamica dell'incidente che gli è costato la vita. Con l'arresto stamani all'alba dell'ultimo dei quattro presunti assassini del giovane odontotecnico niscemese Pier Antonio Sandri, la squadra mobile di Caltanissetta ha chiuso il cerchio delle indagini su quell'omicidio avvenuto 18 anni fa a Niscemi. Le manette sono scattate per Vincenzo Pisano, di 36 anni, pregiudicato di Niscemi, in esecuzione di un ordine di custodia cautelare in carcere per omicidio volontario in concorso e occultamento di cadavere emesso dal GIP del Tribunale di Catania su richiesta della DDA Etnea. Gli altri complici sarebbero Salvatore Cancilleri, Marcello Campisi e il collaboratore di giustizia Giuliano Chiavetta, già condannato a 16 anni di reclusione perché reo confesso del delitto, tutti accusati di appartenere al gruppo mafioso di Alfredo Campisi, indicato quale boss emergente di Cosa Nostra ed ucciso dallo stesso clan perché ritenuto scheggia impazzita e inaffidabile. Secondo Antonino Pitrolo, ex reggente di Cosa Nostra e ora pentito,
Pierantonio Sandri, 19 anni, incensurato, fu ucciso per il timore che denunciasse alle forze dell'ordine di avere visto una notte Salvatore Cancilleri che eseguiva un attentato incendiario. Al Tribunale di Agrigento il pubblico ministero Fornasier ricostruisce la scena del delitto amato a Palma di Montechiaro. Due pistole hanno ucciso e ferito. I particolari nel servizio di Angela Sorce. Ridisegnata dal pubblico ministero del Tribunale di Agrigento, Santo Fornasier, la scena dell'omicidio del palmese Nicolo Amato e del ferimento del figlio Diego. Delitto commesso in via Pietro Nenni a Palma di Montechiaro il 22 aprile del 2011. Nel corso dell'udienza preliminare dell'istruttoria con rito abbreviato che vede imputato il palmese Raimondo Bonfanti, il PM ha prodotto un nuovo impianto accusatorio. Secondo quanto ricostruito, per l'omicidio sarebbero state usate due pistole e non una. Se quanto illustrato dal PM trovasse dimostrazione, potrebbe mutare il ruolo degli imputati, ovvero Vincenzo Bonfanti e dei figli Nicola e Raimondo. Ricordiamo che il movente del delitto è legato ad interessi di natura economica ed in particolare sul non pagamento dell'affitto di locazione dei Bonfanti ad Amato dei locali della pizzeria La Fontana. Rimodulata l'accusa, il processo con rito abbreviato che si celebra dinanzi al GUP Ottavio Mosti riprenderà il prossimo 25 marzo. E adesso ci occupiamo dell'omicidio di Antonella Alfano e il processo d'appello a carico del carabiniere Salvatore Rotolo, già condannato a 18 anni di carcere in primo grado. La Corte d'Assise d'Appello di Palermo ha ammesso alcune richieste della difesa. Saranno ascoltati i tre carabinieri in servizio il 5 febbraio del 2011, giorno della scoperta del cadavere di Antonella Alfano, e che effettuarono gli accertamenti sulla targa del motorino visto allontanato dalla zona dell'incendio da un carabiniere fuori servizio. Poi saranno ascoltati il consulente della procura Armatore, il responsabile di zona della team e i tecnici che hanno eseguito delle videoriprese nella casa di campagna di Salvatore Rotolo. Rimaniamo in argomento. Un incontro sul tema femminicidio si è svolto questa mattina presso l'Istituto Foderà di Agrigento. Ci sono delle interviste. Femminicidio quando l'amore uccide, perché parlarne con i giovani? Perché parlarne con i giovani? Perché è un problema di cultura. Oggi abbiamo voluto nel nostro istituto ancora una volta affrontare questa tematica perché crediamo che sensibilizzare i giovani su un problema del genere, che di fatto è divenuto, diciamo, una costante della cronaca e quindi diventa quasi un fenomeno di costume, ci impone di affrontarlo. È un tema che stiamo affrontando questa mattina anche con altri due istituti della città, che sono l'Istituto Politi e il Liceo Classico di Agrigento, i cui ragazzi assieme ai nostri hanno proprio riflettuto sulla tematica attraverso un questionario che è stato loro posto, proprio per partire dal concetto di violenza e capire che fenomeni come questo, che diventano un fatto di cronaca, in realtà poi rappresentano un fenomeno culturale che va affrontato soltanto attraverso la conoscenza, quindi parlarne per far conoscere ai giovani il fenomeno e metterli nelle condizioni di poterlo affrontare. Chi partecipa all'incontro? Oggi abbiamo la Presidente dell'Associazione Matrimonialisti Italiani che viene a discutere appunto delle problematiche relativamente ai rapporti di coppia in cui si vivono questo problema della violenza in genere. Una mediatrice culturale, una sociologa che sta affrontando il problema appunto dal punto di vista sociologico. Naturalmente abbiamo la Presidente e le socie di Chacton che hanno promosso l'iniziativa presso il nostro istituto e appunto le nostre classi e le classi delle altre due scuole. Si parla di femminicidio alla scuola Foderà di Agrigento, perché parlare di questo tema con i ragazzi? E allora, l'associazione Chacdonna, perché questo convegno è stato promosso dall'associazione Chacdonna, che è un'associazione, un onlus, che si occupa del sociale praticamente, ha riflettuto tanto su questo problema.
cioè su queste donne che anno dopo anno vengono uccise per il 70% fra le mura domestiche, cioè vengono uccise da chi meno se l'aspettano. E quindi abbiamo pensato che bisognava necessariamente parlare con i ragazzi, perché purtroppo se non interveniamo subito, se non creiamo nei ragazzi la cultura della parità, praticamente quando saranno grandi non faranno altro che esercitare potere nei confronti dell'altro. Quindi i ragazzi devono capire che praticamente uomini e donne sono uguali e che l'amore non è possesso, l'amore è rispetto reciproco, è simbiosi, è crescere assieme, è costruire una vita assieme. L'amore è questo, non può essere. Infatti il nostro titolo, quando dice quando l'amore uccide, non è che significa che l'amore uccide, l'amore dà vita, non può mai uccidere, ma l'amore è messo tra virgolette, perché in questo caso si ha una visione distorta del concetto dell'amore, cioè si ha il concetto del possesso e si uccide per questo. 13 falsi nullatenenti di Canicattì che avrebbero nascosto a pubbliche amministrazioni redditi e beni per beneficiare di contributi sociali ed agevolazioni sono state identificate e denunciate dalla Guardia di Finanza. In particolare le Fiamme Gialle hanno accertato che la falsità materiale, la truffa, sarebbe stata compiuta per beneficiare di buoni scuola ed assegni di sostegno sociale erogati dall'amministrazione comunale di Canicattì. Sono state avviate le procedure per la revoca delle erogazioni dei bonus sociosanitari quantificati in totale per un ammontare di circa 15.000 euro. Al Tribunale di Agrigento, accogliendo le istanze dei difensori, gli avvocati Daniele Re e Giuseppina Gangi, il giudice Ermelinda Marfia, scarcerato Carmelo Pedalino, 41 anni, Francesco Carbone, 40 anni e Robertino Francalanza, 44 anni, tutti di Agrigento, arrestati ai domiciliari mercoledì scorso perché soppresi dai carabinieri a Raffadali in contrada Ribecchi, intenti a rubare cavi di rame in un cantiere. Ai tre è stato imposto l'obbligo di firma quotidiano, la direttissima in calendario l'8 marzo. Andiamo in pubblicità, tra poco. Riprendiamo il nostro telegiornale con la seconda parte. La Procura di Agrigento, tramite l'aggiunto Ignazio Fonso e il sostituto procuratore Luca Sciarretta, ha proposto ricorso in Cassazione e Corte d'Appello di Palermo contro le assoluzioni e in non luogo a procedere pronunciati dal giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Agrigento Stefano Zammuto a favore degli imputati nell'ambito dell'inchiesta sulle nomine presunte irregolari per mancanza di requisiti nel Consiglio di Amministrazione e in altri organi direttivi dell'ex ASI di Agrigento. Ce ne parla Paolo Picone. La Procura della Repubblica di Agrigento ha impugnato le decisioni del GUP del Tribunale di Agrigento Stefano Zammuto, che ha assolto o disposto in non luogo a procedere nei confronti degli imputati del processo scaturito da un'inchiesta aperta per fare luce su presunte irregolarità nelle nomine del Consiglio di Amministrazione dell'ASI, l'area dello sviluppo industriale. Nello specifico, il giudice ha disposto l'assoluzione per gli imputati del procedimento celebrato con il rito ordinario e non luogo a procedere per quelli processati con il rito abbreviato con la medesima formula assolutoria. Il fatto non costituisce reato. Sul banco degli imputati c'erano Cosimo Piro, 59 anni, ex sindaco di Cattolica Araclea, Salvatore Lodico, 55 anni, sindaco di Oppolo Giancaxio, Paolo Pilato, 53 anni, sindaco di Grotte, Armando Savarino, 71 anni, sindaco di Ravanusa, Emilio Militello, 55 anni, sindaco di Santa Elisabetta, Alfonso Tedesco, 51 anni, ex sindaco di Aragona, Calogero Morgante, 67 anni, ex assessore del comune di Racalmuto, Maria Campanella, 51 anni, Anthony Lauricella, 41 anni, Giuseppe Cacciatore, 60 anni, Vincenzo Gagliardo, 41 anni, Vincenzo Randisi, 44 anni, Giuseppa Maria Francesca Gulisano, 49 anni, Carmela Di Marco, 48 anni, Massimo Parisi, 34 anni, Giuseppina Bruculeri, 38 anni, Luigi Di Vincenzo, 40 anni, Stefano Marsiglia, 32 anni, Carmelo Zambito, 37 anni. Sulla questione dovranno ora pronunciarsi i giudici della Cassazione e della Corte d'Appello.
La sezione giurisdizionale d'appello della Corte dei Conti ha confermato definitivamente la condanna dell'ex direttore generale della CRIAS, che è la cassa regionale per il credito alle imprese artigiane, Aurelio Percipalle, e dell'ex presidente Giovanni Di Bartolo a risarcire quasi 500.000 di euro per aver affidato alcuni incarichi illegittimi. I due sono stati condannati in primo grado e hanno proposto appello. Percipalle pagherà alla CRIAS circa 300.000 euro, Di Bartolo 236.000. Gli ex assessori regionali Michele Cimino, Francesco Cascio e Francesco Scoma, tra i 17 politici siciliani condannati ieri in Corte dei Conti d'appello a pagare circa 12.500.000 euro per danno all'erario a causa delle assunzioni e del potenziamento del soccorso 118 tra il 2005 e il 2006, tramite un documento congiunto replicano: apprendiamo con stupore della sentenza che ha ribaltato l'assoluzione in primo grado, dove è stata scusa la responsabilità di noi assessori Cascio, Cimino e Scoma al territorio, alla cooperazione, al lavoro, e quindi non aventi alcuna competenza in materia del 118. Noi in giunta come assessori abbiamo solo preso atto di una proposta dell'allora assessore alla sanità Pistorio, peraltro confermata da tutti gli assessori che si sono succeduti, e quindi non vi è nessun coinvolgimento diretto nella questione. I giudici d'appello hanno ignorato inoltre la relazione del dirigente del servizio ispettivo della finanza pubblica dello Stato Messina, che come perito della procura si è espresso a favore dell'aumento del personale, documentando tecnicamente le esigenze. Presso Casa San Filippo si è svolto il convegno APE tra biodiversità e impresa nell'area mediterranea, organizzato dalla Camera di Commercio, dalla Progest, dal Parco Valle dei Templi e dalla cooperativa sociale Alcarub. Vediamo le interviste. Si parte dell'ape autoctona siciliana per parlare di biodiversità e per la difesa delle culture territoriali. Sì, il convegno parla di degli argomenti abbastanza moderni, di moda, ma anche abbastanza spinosi. Quella che è la conservazione della biodiversità, di cui tutti parlano, e che comunque sia non si deve mai smettere di parlare, che non se ne parla mai abbastanza. Poco fa un relatore del convegno ha appunto citato quelli che sono stati i risultati del 2010 dell'anno della biodiversità, che sono stati assolutamente inadatti alle aspettative, e anche quelli futuri non sono rosei, quindi di biodiversità si deve parlare. Si deve parlare di impresa oggi, perché è un argomento scomodo, è un argomento che preoccupa tutti, ed è un argomento di cui nessuno vuole parlare, ma si deve parlare. Qui vogliamo parlare di un'impresa nuova, un'impresa basata su delle produzioni di qualità, delle produzioni buone, delle produzioni nostre, salvaguardando quelle che sono delle specie che sono in via di estinzione. Inoltre la nostra cooperativa, che ha organizzato insieme alla Progesta, Camera di Commercio e l'Ente Parco questa iniziativa, vuole portare anche un messaggio molto forte. La nostra è una cooperativa sociale di tipo B, quindi inserimento di lavoro per persone svantaggiate. Noi vogliamo dimostrare che una cooperativa sociale non è un parassita sociale, un parassita fiscale, ma una cooperativa sociale può fare una produzione seria, può fare del reddito serio, e che le persone svantaggiate non devono essere viste come un limite, ma per noi sono una forza lavoro seria che possa portare a uno sviluppo imprenditoriale. Perché si deve puntare sulla biodiversità? Ma indubbiamente perché è una frontiera che si apre, importantissima. La Camera di Commercio è in prima fila, tant'è vero che già da parecchi anni ha avviato dei progetti sulla green economy che hanno dato dei risultati veramente significativi. L'economia tradizionale, così la possiamo definire, è in forte crisi, e quindi è necessario puntare sulla valorizzazione della biodiversità, che può portare, con la valorizzazione dei prodotti agroalimentari della nostra provincia, a delle soddisfazioni dal punto di vista economico che possono contribuire a risollevarci da questa profonda crisi in cui siamo precipitati. All'assemblea regionale fumata grigia in commissione affari istituzionali, dove è stata discussa la riforma delle province. Ogni decisione è stata rinviata a martedì prossimo 5 marzo. Il centrodestra chiede di confermare il voto a maggio con l'attuale sistema. Le forze di maggioranza, seppur con alcune differenze, chiedono di rinviare il voto e nel frattempo riformare gli enti. Il Movimento 5 Stelle invece vuole rinviare il voto per abolire le province, ed è d'accordo anche il deputato regionale UDC Calogero
Firetto che dichiara: le province vanno eliminate. Il governatore Crocetta fa bene a proporre il rinvio del voto per dar corso ad un riordino delle competenze periferiche che eviti duplicazioni. Occorre garantire riduzione di spesa e crescita di efficienza. Il circolo Rabat di Lega Ambiente Agrigento, presieduto da Claudia Casa, interviene nel merito degli annunciati e ulteriori licenziamenti da parte del gruppo Moncada Energy. Lega Ambiente afferma: si tratta di una sconfitta anche per la collettività siciliana, costretta ad arretrare sulla strada dello sviluppo sostenibile che nel resto d'Europa e del mondo, in controtendenza alla crisi economica, continua a produrre lavoro e ricchezza. E ciò a causa di scelte politiche assecondate da una classe dirigente, dal governo Lombardo al governo Monti, impegnata a proteggere e rafforzare la posizione dominante delle lobby delle energie fossili e ad affossare le prospettive di crescita del settore delle rinnovabili. Chiediamo al presidente della regione Rosario Crocetta e all'intera deputazione agrigentina e non a livello regionale e nazionale di affrontare in modo adeguato questa delicata questione. Presentato presso la Camera di Commercio di Agrigento il progetto AMBA, apprendistato artigiano sposato da Rete Imprese Italia di Agrigento. Le interviste. E l'apprendistato, per quanto ci riguarda, l'abbiamo sempre visto e continuiamo a vederlo come la vera occupazione, perché è la vera formazione principalmente, perché c'è una notevole differenza tra la formazione fatta dai molteplici enti di formazione sparsi per il territorio e la formazione fatta in azienda, perché se un'azienda riesce a formare un giovane sicuramente non te lo lascerà più andare via. In questo caso, diciamo, l'incontro che stiamo avendo come Rete Imprese Italia è quello di presentare questa nuova normativa ai consulenti, che spesso sono quelli che poi indirizzano molte imprese che magari le normative non conoscono, presso questa nuova opportunità. Allora, l'opportunità è sia per i giovani, perché avranno la possibilità di apprendere un mestiere e di cominciare a guadagnare, ma c'è anche un'opportunità per le imprese che assumono, che portano alle proprie aziende questi giovani, perché avranno anche un incentivo dal punto di vista economico. E da questo progetto, che è, diciamo, divulgato dall'AMIVA, ma è un progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Giovanili. Noi crediamo tanto in questo progetto, perché siamo sicuri che molti giovani potranno finalmente avere occupazione. E non dimentichiamo una cosa: vero è che c'è una disoccupazione dilagante, non si sa più a quale percentuale è, però dobbiamo dire che molto spesso le aziende hanno difficoltà a trovare personale specializzato e qualificato. L'incontro di oggi a chi si rivolge ed essenzialmente quali sono i temi cruciali affrontati? Allora, come dicevo prima, principalmente si rivolge ai consulenti, ma lo scopo è di arrivare alle imprese, perché i consulenti spesso sono quelli che indirizzano molte imprese, piccole imprese del settore artigianale e commerciale, che magari non sono ancora oggi in condizione di seguire le normative e sapere quanti vantaggi ci sono a nostro favore. E poi ci sono pure delle opportunità che saranno più tardi magari portate a conoscenza, che permetteranno magari ai giovani che vogliono intraprendere un'attività imprenditoriale anche di rilevare, non di formare, parlo di rilevare aziende già esistenti, avendo anche un contributo da parte del Ministero. Il Ministero dell'Istruzione è stato condannato dal TAR della Sicilia per non aver assicurato l'insegnante di sostegno agli alunni disabili. Il caso riguarda 6 scuole delle province di Agrigento e Palermo. I genitori avevano presentato ricorso perché agli studenti non era stato assicurato un adeguato sostegno nel percorso didattico e formativo. Le misure compensative previste dalla legge erano state ridotte a causa dei tagli a un livello che il TAR ha ritenuto inadeguate rispetto al pieno esercizio del diritto allo studio. Il Ministero dovrà assicurare il servizio e risarcire le famiglie con un rimborso di 1.000 euro per ogni mese in cui il sostegno è venuto a mancare. Per protestare contro il taglio dei magistrati previsto dal Ministro della Giustizia, gli avvocati agrigentini si asterranno da tutte le udienze civili, penali, amministrative e tributarie dal 18 al 23 marzo. Lo ha deliberato il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della Città dei Templi. Si tratta della seconda settimana di sciopero dopo quella del mese di febbraio. Ridurre il numero di giudici, ha dichiarato il Presidente dell'Ordine degli Avvocati Antonino Gazziano, significherebbe arrivare al collasso dell'attività giurisdizionale.
L'europarlamentare e vicepresidente della Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo, Salvatore Iacolino, sul dopo esito delle elezioni politiche sul tema della governabilità del Paese. Prospettive, possibili ipotesi. Sentiamo. Una difficile competizione elettorale che ha visto primeggiare Berlusconi da una parte e dall'altra parte Grillo, da una parte il redivivo Berlusconi che non ha perso smalto e carica, dall'altra parte Grillo con il suo voto di rabbiosa protesta che però non va sottovalutato, non deve essere sottovalutato. Adesso se uno su tre di cittadini che si sono recati al voto hanno fatto questa scelta, è una scelta della quale bisogna pure tener conto. Adesso c'è un tema serio sulla governabilità del Paese che si gioca il proprio futuro nelle prossime settimane. Un governo di larghe intese possibile, un governo nel quale anche Grillo possa esprimere le sue proposte, certamente. Non v'è dubbio tuttavia che Bersani dovrebbe tirare fuori il meglio di sé con maggiore carisma e maggiore autorevolezza. Temo che non sarà semplice trovarle per garantire uno stabile assetto ad un paese che ha bisogno di crescita, di sviluppo, di competitività, ma ha bisogno soprattutto di un governo stabile per una lista semplice, se vogliamo, di priorità da realizzare, dalla riforma dell'architettura istituzionale a questo porcellos, a questo sistema elettorale assolutamente immorale che ha relegato il Paese alla ingovernabilità che stiamo vivendo in questi giorni. Domani sabato 2 marzo ad Agrigento in via Atenea al Palazzo Filippini al mattino e al pomeriggio è in programma una giornata di dibattito e confronto sul tema il bullismo e i disturbi neuropsichiatrici in età evolutiva, la sindrome di Tourette, promossa e sostenuta dalla sezione di Agrigento dell'Associazione Nazionale Carabinieri Comune di Agrigento e Fondazione Teatro Pirandello Università di Catania e Associazione Italiana Sindrome di Tourette. Intervengono medici, docenti e assistenti sociali. Ultima pausa pubblicitaria, tra poco. Domenica prossima 3 marzo ad Agrigento si corre la 10ª edizione della mezza maratona della Concordia Città di Agrigento, trofeo regionale Lions patrocinata dal Comune, dal Parco Valle dei Templi e dalla provincia di Agrigento ed organizzata dal gruppo sportivo Valle dei Templi e dal Lions Club Agrigento Host in collaborazione con il Comitato Provinciale di Agrigento della FIDAL. La partenza è in programma domenica mattina alle ore 9.30 dal lungomare di San Leone, poi via Nettuno, Dune, via Reggio, Emporium, posto ristoro, via Sacra ai Templi e il traguardo ancora a San Leone, a Lungomare, Falcone e Borsellino. L'iniziativa è stata presentata questa mattina alla stampa al Palazzo Filippini. Vediamo. Anche quest'anno ritorna la mezza maratona della Concordia. Sì, quest'anno è il 10º anniversario della nostra manifestazione sportiva e come novità abbiamo voluto ripercorrere il tracciato della prima mezza maratona. La gara non si disputerà in città ma sarà a San Leone. Partiremo dal porticciolo turistico e, cosa che sicuramente dà valenza alla nostra gara, saliremo verso la Valle dei Templi e attraverseremo la via Sacra fino al Tembugionone e poi ritorneremo e poi ridiscenderemo a San Leone. Dobbiamo ringraziare l'Ente Parco perché ci ha concesso questa possibilità di attraversare la Valle dei Templi, che ripeto dà un valore notevolissimo a quella che è la nostra manifestazione sportiva, però è anche un mezzo di promozione turistica perché arriveranno 850 atleti che provengono da tutta la Sicilia e ci sono anche amatori dello sport che vengono dal resto dell'Europa, quindi anche da questo punto di vista è sicuramente un mezzo di promozione della nostra città. Ringraziamo tutti quanti il gruppo sportivo Valle dei Templi che assieme a Lions e Agrigento Ostia organizza questa manifestazione sportiva, l'amministrazione comunale sempre vicinissima a noi assieme al gruppo delle guardie di Polizia Municipale che offrono un servizio notevolissimo a noi atleti ma anche alla Tricia. E ringraziamo la città perché sicuramente ci accoglierà con tanto calore e tanto affetto.
La trasferta di Marsala di domenica prossima si prefigura come una delle più difficili della stagione. Non a caso la dirigenza lillibetana ha proclamato la 25esima giornata di campionato come la giornata azzurra, invitando i tifosi ad accorrere in massa allo stadio Lombardo Angotta per sostenere la squadra che spera in una salvezza che dopo gli acquisti di dicembre non sembra impossibile. L'Acragas mette in conto che la partita di domenica si giocherà in una bolgia, ma non ha alcuna intenzione di presentarsi come vittima sacrificale. Il vantaggio sul San Giovanni Gemini, seppur consistente, 10 punti, non invoglia a fare regali, anche perché il rush finale sarà caratterizzato da ben 4 trasferte ed appena 2 partite in casa. Anche dopo la corroborante vittoria sulla San Cataldese, la dirigenza biancoazzurra ha contenuto la gioia, riservandosi di festeggiare non appena avrà dalla sua parte il conforto della matematica. Certo, 10 punti di vantaggio sulla seconda sono un margine che lascia tranquilli, al massimo potrà essere scalfito ma non annientato. I tifosi sono dell'avviso opposto, nel senso che prima della conclusione del campionato Arena e compagni saranno in grado di allungare ulteriormente. L'Acragas parterà la volta di Marsala sabato pomeriggio, dove ha già prenotato un albergo nella frazione di Bonagia. L'amministrazione comunale di Agrigento informa che il Dipartimento regionale della Protezione Civile ha diramato un avviso della Protezione Civile Nazionale che segnala dal mattino di oggi e per le successive 24-36 ore precipitazioni diffuse persistenti a prevalente carattere di rovescio temporale sulla Sardegna in successiva estensione alla Sicilia, precisando che i fenomeni potranno dar luogo a rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento, e che si prevedono venti di burrasca dai quadranti orientali con raffiche di burrasca forte in estensione dal mattino di oggi alla Sicilia, e si prevedono altresì mareggiate lungo le coste esposte. A tal fine, tanto gli enti locali che gli enti gestori di servizi e infrastrutture sono invitati a porre in essere azioni di mitigazione dei possibili rischi derivanti dalle criticità connesse a precipitazioni con quantitativi cumulati generalmente moderati. Di conseguenza va prestata particolare attenzione a situazioni locali di rischio idrogeologico ed idraulico, oltre alle strutture vulnerabili a forte vento, alle opere sui litorali e nei porti esposti alle mareggiate e alle situazioni di rischio per i natanti. Questo è il comunicato diffuso dal comune di Agrigento. E per saperne di più sulle condizioni meteo, non soltanto nella nostra provincia, vi lasciamo alle previsioni e vi auguriamo un buon proseguimento di giornata. Previsioni per oggi: al mattino a nord poche nubi sfilacciate con schiarite prevalenti, a sud poche nubi sfilacciate con schiarite prevalenti. Nel pomeriggio a nord soleggiato con poche nubi, a sud soleggiato con poche nubi. Previsioni per domani: al mattino a nord schiarite alternate a nubi sparse, a sud nubi irregolari con acquazzoni intermittenti. Nel pomeriggio a nord nubi irregolari con locali acquazzoni, a sud soleggiato con poche nubi.